Sì, come al solito non si è stato capito. Lui parlava, alzava il volume. E tu zitto. Non ascoltare. Un po' sì. Sempre con la buona speranza che una volta tanto dico qualcosa che ti colpisca. Invece che i soliti dati di fatto sono gli errori della tua vita. Lo stress allo stomaco mi divora. Lo sento muoversi. Grugnire la sera. Aspetta, frano i nervi della mia schiena. Mi fanno male. Pulsano. 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 Sono egoista, quante volte me lo sento dire. Stavo pensando a mio padre, come possa stare, e subito ho incominciato a pensare a me, ai miei insolsi problemi fisici causati solo da me stesso. Sono egoista. Il pensiero di nuovo va a durata per stabilire quanto sia più o meno rilevante. Si accorgono tutti di quanto poco li pensi, non con quanta intensità. Ad essere me stesso vengo considerato negativamente. Posso provare grandissima ammirazione e amore verso qualcuno senza che egli se ne renda conto. Anzi, i miei vecchi si sentono detestati. Vorrei stare zitto per tutta la vita. Sono la causa di un disordine che non voglio mi appartenga, voglio finirla col virtuosismo, con la volontà. Gli altri sono nati e quindi se la tengono. Non finiscono in un bel posto leggerezza e bellezza quando si ha a che fare col pretendere. Siamo preda dei significati. E ogni cosa che dico è a sentenza dei significati. Non ho bisogno che quello che io stia per dire abbia senso, eppure ormai. A causa della mia apparente tossica dipendenza, neanche mi stanno più ad ascoltare. Perché ogni mio discorso di base è sempre totalmente scollegato. Il mio sguardo perso non aiuta mai, ma è solo perché mi piace osservare. Il linguaggio ci fa commettere molteplici errori durante il corso della nostra giornata. Che idioti a criticare i miei silenzi. Come fa a nascere lì? Come fa a crescere? Con quale istinto decide? Se istinto non si decide. Quanto è grosso il freno che tiene a bada i nostri istinti, eppure potrebbe dissolversi in brevissimi istanti. Sono i vecchi al piano di sopra a frenarli. Oggi voglio dargli corda, sfamarli, dargli voce. Magari a fine giornata avrò scoperto come si vive, senza pretese. Buongiorno. Ehi. Mela. Buon compleanno, Andrea. Perché mi hai baciato? Perché sono Dio e tua madre natura. E penso che ogni uomo debba pensarlo della propria compagna. Sai, ogni mattina mi sveglio alle 4 e alle 5 arrivo al porto. E i pescatori sono già lì dopo aver lavorato tutta la notte. E mi sono chiesto più volte cosa riuscisse a portarli avanti nella propria vita. Ma forse me l'hai detto tu adesso. È che vedono nel mare e nella pesca quello che tu hai visto in lei. Qui si pensava fosse Lucy la tua musa, sai? Non conosco nessuna Lucy. Senti, Walt. Non puoi continuare a cancellare anni della tua vita a piacimento. È troppo facile così e non è nemmeno sano. Che poi dove li metti? È una scatola apposta per quei periodi che non vanno come piace a te. Che poi tu hai sempre questi periodi no. Cos'hai? Periodo no. Ti va male, Walt? Problemi col babbo? Hai litigato di nuovo con tua sorella? Oppure non ti va troppo di comporre in questo periodo quindi ti disperi? Anzi, fammi indovinare. Non hai mai composto nulla in vita tua, giusto?
ti fanno così schifo i tuoi lavori da rinnegarli, come le tue relazioni. Scusa, Isa, non ti sto facendo concentrare, me ne sto zitta. È solo che mi incazzo perché gli voglio bene, lui non ci sta dentro. No, no, non ti preoccupare. Non mi distraggo quando trovo un bel libro da leggere. A meno che non mi ritrovi in spiaggia, lì in quel caso filtro volentieri il suono del mare. Comunque, sono un professionista. Sono riuscita a leggere il problema della malattia mentale di Jung in pochi giorni in casa mia. Però lì è un lamentarsi di continuo, non percepisco altro nella mia vita. È come se ogni voce che percepissi emanasse soltanto energie negative e non arrivano fino al cervello. Ah, ma allora Isa ce l'hai ancora una casa. E io che la sera non riesco ad addormentarmi pensando a dove sarai finito in balia delle correnti genovesi. Guarda che ti sbagli, non vivo per strada. Non sono abbastanza negro per sopravvivere là fuori. Cosa ci dice Jung sulla malattia mentale? Ma quello che già sai, Andrea. Io ho paura, la paura non mi permette di comprendere nulla. Beh, per quanto ne so io, Jung non tratta di pazienti come tuo fratello, Andrea, ma ben più gravi. Nessuno tratta di pazienti come mio fratello. Nessuno sa, nessuno conosce. Sempre tutti pronti a sorridergli e mai nessuno in grado di dargli una mano. E tu non devi fare altro che rispondergli grazie a dottori, psicologi, responsabili, ma grazie per cosa? Per gli ennesimi 60 euro che mi andranno a spendere per un tranquillante esattamente uguale a quello prescritto 5 mesi prima? Oppure per uno che lo faccia andare fuori di testa? Che gli ci manca quella merda a mio fratello per non rendersi più conto di quale sia la realtà per gli altri e quale sia la sua? Tuo fratello riscontra problemi nel momento in cui non si trattiene. Magari lancia quella caraffa di cristallo che tua madre tira fuori solo quando arrivano gli ospiti da lontano. Tuo padre suda freddo, come al solito, e lei cerca di sdrammatizzare. Ok, ma tuo fratello li riconosce quegli sguardi, quelle sensazioni negative che gli arrivano alla bocca dello stomaco. Non ha fatto nessun danno, ha solo rotto un oggetto. E la gente davanti ai rumori forti si scandalizza. Poi se ne pente, ma lì per lì se ne fotte. Beh, ma pensaci bene, io non lo considererei una cosa negativa. Se lui non se ne dovesse sentire in colpa per le reazioni altrui, potrebbe anzi quasi essere considerato una creatura perfetta, quantomeno serena.